Tonisci, l'abbiamo visto questa sera, un presidente Berlusconi che era proprio un fiume in piena. Com'è andata? Cosa ne pensi di tutto quello che ha detto, del programma che ha in mente per la Sicilia e per l'Italia? Ma devo dire che il presidente Berlusconi è l'unica speranza che oggi ha, prima la Sicilia e poi l'Italia. È davvero quella persona che serve per ridare fiducia alla politica e dignità alla Sicilia e agli italiani. Accanto a te anche Micci, che è immancabile questa sera qui, no? Immancabile Berlusconi, se mancava qualche punto per essere sicuri di vincere, da oggi questo, non abbiamo più questa preoccupazione, perché devo dire che l'intervento del Presidente è stato veramente straordinario, e detto in maniera straordinaria, pieno di contenuti realmente, e fino ad oggi in questa campagna elettorale si erano soltanto sentite male parole e candidati belli o brutti. Noi due siamo due candidati, vi sembriamo impresentabili? Io mi sento presentabile, e invece si parlava solo di questa di negatività, stupidità, di fesserie, solo stupidità e negatività. Finalmente oggi il presidente Berlusconi ha fatto campagna elettorale per come va fatta, per come la deve fare un leader. L'insegnamento, quello di oggi di Berlusconi, è stato un vero insegnamento alla politica, a grillo, non grillo, sgrillini, sgrillate, quanti sono che non hanno idea di che cosa possa essere veramente un programma, di cosa bisogna realmente fare per risolvere un problema, perché non sanno manco qual è il problema. Oggi Berlusconi ha dato lezioni di politica. Devo dire solo una cosa, ma volevo dire una cosa rispetto anche a questa questione di etica. Io ricordo a tutti che Cancelleri, l'attuale candidato presidente per i 5 Stelle, è talmente eticamente corretto che quando c'è stato di nominare con il Porcellum un candidato per quanto riguarda il... ha nominato la sua sorella. Lui fa il candidato, è stato eletto alla regione, la sorella è stato deputato a Roma. Quindi vedete qual è l'etica. Noi siamo persone invece che conosciamo il territorio, che lavoriamo. Perché io non potrei mai nominare mia sorella deputato, perché non ho sorella. Bene, allora in bocca al lupo, ci vediamo prossimamente, ormai mancano poco tempo, no? A quel punto mi rivolgo alla mia provincia che è Trapani, vi aspetto venerdì sera alle 22 in piazza Mocarta per il comizio di chiusura. Buona campagna elettorale a tutti.